Bene, vediamo questo nuovo prodotto della Parker. La Parker è sicuramente tra i leader produttori di penne stilografiche e compagnia, per cui diciamo è sicuramente un bel prodotto. L'imballo è invece purtroppo abbastanza, non saprei neanche come definirlo. Comunque andiamo a vedere come si apre. Usiamo questo vecchio sistema e vediamo se effettivamente. Allora, vediamo com'è. Ecco, purtroppo la confezione non è proprio delle migliori, diciamo un po', non si presta molto ad un eventuale regalo. Vediamo se c'è perlomeno una seconda cosa. Forse sì. Ecco, questo è effettivamente la confezione. Quindi anche, diciamo, in questo caso la confezione si presta molto bene anche ad un regalo. È una edizione, diciamo, particolare, almeno così viene definita. Non c'è molto da dire sulla penna, le Parker sono penso molto conosciute. C'è il classico manualetto. E poi abbiamo la penna in questa colorazione che è effettivamente molto particolare. È una Tokyo, quindi sulla penna tra l'altro viene penso riprodotta la città di Tokyo, la grafica in effetti è originale. Proviamo anche a vedere come scrive il tratto, è il solito, quindi Parker è abbastanza tradizionale, cioè le sfere scorrono sempre molto molto bene. Vediamo all'interno com'è fatta. La cartuccia di refill è la solita, facilmente sostituibile, dotata di molla. Il meccanismo. Bene, spero che vi sia piaciuta. E vi lascio comunque il link in descrizione. È un'edizione limitata, non so per quanto tempo verrà prodotta, in quanti pezzi, ma sicuramente è una bella idea regalo secondo me. E basta, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto o vi è stato utile e ad iscrivervi al canale, così mi aiutate a farlo crescere. Grazie e alla prossima.